Grazie di essere intervenuti qua a questa prima serata della nona rassegna Ciao Nuccia, nel giorno del compleanno di Nuccia. Stasera ci debuttiamo come sempre con i ragazzi di Zero in Condotta, magistralmente, e lo devo dire, se no poi mi rimproverà a casa, diretti da mia moglie Lia Enrico. La commedia di oggi, Calorio la manna. Buongiorno. Buongiorno. Come? Buongiorno. Ah, do sono genesi voleva dire buongiorno. Allora, cacci sui soliti cosi, ma in chiù ci su, due sandwichi, una bottiglia di vino rosso, vabbò, sto prosciutto e un pollastro sano. Lena. Ah. Su euto pollastro. No, c'è, sbaglio sono male. Tu sei un porco. Va bene, va bene. Insultami, offendimi, maltratta. E per chi? Non mi dici se tu mi maltratto. Mamma, quanto. Ma, vabbè, comunque, che hai a fare questa roba? La vendire, poi. Vabbè, di sto calorio mi porti 5.000 lire. Quanto? Già è tanto savindo sta roba. Dico io, dico. Ma come non ci vieni in mente, ma faccio questo mestiere, ma... La sua veramente è una missione. Ah, ire matrimoni. È giunta senza me sta invitato. Prendere ogni volta tutta questa roba per poter far vivere la famiglia, voi lo chiamate missione? E io chiamo robare. Non ti permettere di dire sta parola a Caintra, perché a calore tutto sto ben di Dio ci rialano. E poi bello, non campo pure tutte queste cose. Ora vai quindi sta roba che mi dai a cattare i gazzetto 9, vai. Lena. Ah. Se vuoi. I gazzetti di cattue. Ma va dindi. E ci ho pure un timo. Ma levati. Ma buon vai. Dindi. Ciao. 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 Ancora a casa? Un attimo. Ma. Buongiorno signorina Caterina, chi si so per voi? Ed io che me ne faccio sui giornali? E mi ordinai la signora Caterina. Vabbò. Sette di più di tuo caffè, ya? No, cummari, ora non posso. Hai a vedere quanti uomini che hanno un terzo piano. E quando l'infermiera si trasferì qua, tutti i mascoli storrioni cadiro malati. Ma io voleva sapere se è Idda che cura Iddi o Iddi che ci manda pungitura Idda. Vai, poi torno e mi piglio caffè. Vabbò, vabbò. Buongiorno, fiorella. Ora stanotte fa questo dardo, vero? Quando mai. Buongiorno. Buongiorno. Zia, allora, com'è andata ieri sera a teatro? Benissimo, il teatro era chino. E a te com'è andata? Ah, non mi posso lamentare. Tra il primo e il secondo atto, i cristiani trasivano e niscivano di gabinetti che era una meraviglia. E dassavano pure mance sostanziosi. E senti, Caterina, dopo lo spettacolo passassimi vedi a che punto è Filippo? No, non ci pensai. Sì, ma qualcuno va a dire che mi dici tuo figlio aveva bisogno di qualcosa? No, avevo 5 giorni e 5 notti che ballo, ma... No, 3, ho 5, no. Ti perderesti buona parte della tua personalità, quindi è meglio mi resti così come sì. Primordiale. Fanisti? Fania. E redatto piacino a nocca. Sempre gentile la lavandaia. Buongiorno papà. Buongiorno. Fiore delicato sbocciato in questa indegna dimora. Come va la tua pittura? Bene, stanotte sono riuscita a dipingere 20 cartoline. Pari a? 2.500 lire. Bene, bene, bravo. E Filippo, il mio degno dov'è? Io mi balla. A costura.
Sì, ti ricordo che l'anno scorso figi da malata nel ballo e ballavo per 5 giorni e per 5 notti e poi vincendo premio. Lo stesso. E pensare che io sognavo di fare un grande avvocato di quel figlio. E senti, come faceva se dopo la terza media mandaste a lavoro? A posto ho detto sognavo. Sì, tu sogni e io intanto vai al lavoro. Ma perché non ti andavi a casa e sta così tanto male andare a sta casa? Perché ti ricordo che chi sei a me in casa, calore, non tu sperdiri. Tassa, la papà, in fondo non è male. Magari voleva stare un po' più su, senza bada. Cosa c'è? Mangia. Solo latte. E confetti. Sì. Questo stetto e lo zucchero vanno bene. Ma per mangiare che... Ammendola di confetti. Ma sì, aere portai 3 kg di roba. Possibile che ora non c'è più niente. Eh sì, ma c'è desia, c'è e io ma vindi. E non ci potevi dare un pochi confetti, te tenevi qualche cosa per mia. Ora che mi zuppo da latte, i confetti. E che ti inzuppavi? I sandwich o pollo? Quando torna Gege, vai e faccio un po' di spesa. E Gege, usa che mi soddiasti. Quel mascalzoncello farà buttello fetentello. E Gege sopra, Gege sotto. E che diventava un ministro dell'interno. Guarda, sentami una cosa. Guarda che io non voglio vedere così tanto spesso andare a casa a chiedere, va? E allora va vinda di là tua roba che porti. Va bene, di là. Sì, è permesso, state mangiando. Mi sto illudendo di mangiare. Sette. Qua c'è un problema. Se 6 galline fanno 6 uova la settimana e una di queste muore dopo 27 settimane, quante uova si raccolgono in un anno? No, scusate, era distratto, stavo mangiando. Com'è? Se 6 galline fanno 6 uova la settimana e una di queste muore dopo 27 settimane, quante uova si raccolgono in un anno? Semplicissimo, le uova di tutte le galline meno di quella che è morta. Voi zanniate sempre. Caccio un listo nuovo. Ma l'uovo vi serve per risolvere un problema di matematica? No, l'uovo mi serve per risolvere questo problema qua, la colazione. E poi pupiglio. Evitalo. Ma tu non ti vergogni, vero? E io che cosa? L'uovo è un piccolo omaggio alla mia scienza. L'uovo per me è un simbolo. Ma tu queste cose ne capisci, non le capirai mai. Caccia l'uovo. Ghisa, vieni il capo, problema tu risolvevo. Un papà ora andava io e mi lavora. Passa più tardi e figli a firme. Torno dopo allora. E vai, ma cambio. Vai. Mannaia sto filo. Non trasi, non vuole trasire. Mi scompare gli scatti! Che di nuovo, come pigliavo? A tuo frate ce l'ha domandare, perché sicuramente hai venduto o hai pignoravo. Chi su cose in l'altro mondo? Guardate voi se siete potuti avanti così! Chi da poco a poco mi sta spogliando? L'anno scorso, quando ebbe l'influenza, ci prestai a me bella maglia e lana rosa, e non mi restituio più! Ci prestai a me bella valigia e pelli, e non mi tornavo! Ci prestai a me bello reggipetto in pizzo ricamato, che ancora io non capisci a cosa ci serviva, e non tornavo! E io non ci faccio più! Che buono! Ma zia, non sapo gli altri! Lo sai che sono tutte cose che a papà servono per il suo lavoro! Sì, giustamente! Gerai tutti i ristoranti da gettare! E nuddu mi vuole dare più di 3.400 lire per sta roba. Che cosa? Solo 3.400 lire? 3.400 lire, tutto sto ben di Dio. Sì. E... vabbè. Ma io sapevo che manco oggi mi incattava i gazzetti nuovi. Lena. Se vuoi, i gazzetti ti incatto io. Ma va, Dindi, sta zitto e fatti fatti tuoi. Babbo, che hai a fare con tutta sta roba? Decidimi. Aspetta che vai e chiama Calorio. Grazie. Calorio! Calorio!
Quante volte vi ho detto che non dovete gridare come tante lavandare? Lo sai che stavo facendo io? Io ero in bagno che stava meditando. Che c'è? Grazie, Cece. E dici che più da roba non ci vanno dare più 3.400 lire. Quanto ci vanno dare? Solo 3.400 lire, Don Calè. Vi giuro, quanto ma tu non è tanto vi porto. A prescindere dal fatto che mi state cassura, se mi accorgo che voi vi permettete di osservare le donne della mia famiglia, e mi caccio una ciabatta e bambino da testa. A prescindere, dicevo, piuttosto che cedere la mia roba per 3.400 miserabili lire, io la prendo e la scaramento dalla finestra, volete vedere? Don Calorio, usi tu padrone da roba, facete chi dove volete. Ma voi volete vedere? Volete vedere? Vediamo. Ma volete vedere? Volete vedere come non ci sto a taverna Marichiaro? E volete vedere che vi sbagliate? Perché io a momento non mi cacciavo una puntata in tuo culo, perché ancora andanno fagiani l'altra volta. E ho il ristorante le quattro stagioni. È messo! A porta era aperta, io che succede io? Se donna Caterina vi sentite buono? Sì, stai un po'. Facciamo meglio! Ma quando metto come che succede io? Metti, non ti succede io niente! No, no, non mi muovi il capo fino a che non mi dicete che sta succedendo! Io faccio a vedere se non ci muovi! L'avete visto? L'ha preso a schiaffi! Deve essere il marito quello! E cosa è successo? Che succede? Appena il marito è arrivato, la moglie l'ha presa a schiaffi! Tuo marito? Non è quello il marito! Sì, venite qua voi, venite qua, allora venite qua. Ah, guardate in che condizione avete ridotto la vostra famiglia. Ah, me famiglia. Allora chi è mia? La vostra famiglia. Ah, è famiglia. Ma non vi vergognate, venire unicamente in casa vostra per picchiare la moglie. Perché? Veramente è stata lei che ha picchiato lui. Appunto. Come appunto? Non era lui che picchiava lei? Quando è ubriaco. Quando non è ubriaco, è lei che picchia lui. Andate via, andate via. No. Fermo. Venite qua. Voi, commendatore, peggiorate ancora di più questo disaccordo tra moglie e marito. Il nostro compito è quello di portare la pace e la serenità in questa casa. Un'opera buona non è mai perduta. Chiedete scusa a vostra moglie. Signorina, scusate, ma veramente fu Ida che mi ha maschiata. E non c'hanno. Se rifiuta, avete visto? Se rifiuta. Vabbè, dai. Lo schiaffo ormai è passato. Adesso fate pace e vi date un bel bacetto. No, io non voglio. Faccio una moribonda, insomma, che faccio? Così hanno bacio, cose. Ma almeno se muore serena, sapendo che in questa famiglia regna la pace. Allora, bacio. Avanti tu, un bel bacio. Commendatore, che faccio? Bacio? Ma certo, il commendatore sarà felice nel vedervi riappacificarvi, vero commendatore? Io non desidero altro. Bacio. Ma basta. Prima che arriva altra gente, insomma, vogliamo stabilire la cifra da donare a questi. Diamo i soldi? E che vogliamo dare a buttone? Io già ho lasciato 50.000 lire quando... Ah! Per l'offerta allora con i nostri soldi possiamo beneficiare le famiglie, possiamo andare via allora. No, mi sono espresso male, volevo dire ho già lasciato 50.000 lire a casa e sono uscito senza contanti, quindi da parte mia farò un assegno. Quanto diamo? 100. No, mi sembrano troppi. 95. No, io ho portato i medicinali. Ok, li do al marito allora. No, che marito? Che poi quello li spende tutti ad andare ad ubriacarsi. Se permettete, faccio io un assegno di... Quant'è in tutto? 80.000. E lo intesto alla moglie. Va bene. Commendatore, perché non mi intestate a mia? A te anche a testa ti intesto una segna. Buona donna, come vi chiamate? Maddalena Pistone. Come? Non ho sentito. Maddalena Toscana. Ah, Maddalena. Vai. Sei toscana. Fuori c'è uno, tutto chi mi dici, che dice che cerca donna Agnese, dice che è suo frate. Sono io! Come mai mio fratello è venuto?
questo indirizzo. Che succede? Che è successo, Roberto? A chi hai ucciso? Calma, ti calma, che ho ucciso? Hai ucciso Alessio, il cameriere! Ma che dici? Mamma mia, si sorella mia, ci sono qua io. Leopoldo, però, non ti cielo, dimmi cosa è successo. Roberto maneggiava la mia pistola credendola scarica. È partito un colpo e ha centrato la porta. Dietro la porta non c'era Alessio, il cameriere. Ah, l'ha ferito. Ma meno male. L'ha ucciso. Come? Arresteranno Roberto. Arresteranno. No, non può essere vero. Noi dobbiamo prenderci cura di lui, invece qua. Calmati. Agnese, credo che vogliate rimanere soli. Non ce ne andiamo. Sì, sì. Arrivederci. Arrivederci. Grazie, grazie. Regista della compagnia Zero in Condotta, lì Enrico. Ciao a tutti e grazie di essere venuti anche quest'anno qua, siete presenti sempre e vi ringraziamo di questo. Quest'anno la nona rassegna della compagnia teatrale Ciao Nuccia, un mix di cultura e di divertimento che si è proprio visto questa sera. Sì, i ragazzi sono stati eccezionali. E come hai detto tu, mix di cultura e di divertimento, soprattutto divertimento, perché se i ragazzi non vengono a divertirsi già hanno da studiare a scuola, quindi devono venire con spirito proprio leggero, diciamo. E però è anche cultura, e come si è visto stasera abbiamo fatto, mi sembra, una commedia divertente ma impegnata nello stesso tempo. Com'è stata questa esperienza con i ragazzi? Vorrei che lo dicessero loro. Perché è stata faticosa, perché i ragazzi oltre il teatro hanno anche altri svaghi, altri hobby, quindi assemblare il tutto è stato un pochino difficile, però ce l'abbiamo fatta. Un lavoro che dura da tanti mesi e si sono visti i frutti questa sera. Sì, 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 sì. Devo dire che i ragazzi sono stati bravi, sempre presenti, attenti e certo sono ragazzi. Ogni tanto bisogna disciplinarli, però... però tutto sommato sono bravi ragazzi davvero. Quindi grande impegno, grande volontà e anche la valorizzazione del territorio dei giovani. Senza dubbio, anche perché il teatro, vabbè, loro sono bravi ragazzi, di ottima famiglia tutti, quindi non possiamo dire niente, però il teatro tira fuori le problematiche dei ragazzi, tira fuori i ragazzi da, non voglio dire dalla strada, non è il caso loro, però tira fuori tanto, diciamo. Si è vista molta passione e ardore proprio dei giovanissimi. Sì, sì, senza dubbio. E poi la rassegna Ciao Nuccia viene fatta proprio per ricordare l'amore che provava nei confronti del teatro e soprattutto dei giovani. Nuccia è stata una socia fondatrice del teatro di Anna in Scena, quindi come non ricordarla? E poi lei era amante dei ragazzi in maniera sviscerata quasi. Lei viveva sia per gli anziani ma soprattutto per i ragazzi. E quindi ogni anno noi, proprio il 1 marzo, che è il suo compleanno, vogliamo festeggiarla così. Vogliamo dirgli i nostri auguri proprio così. Quindi è un continuum che andrà avanti. Sì, speriamo. Speriamo. Grazie mille e in bocca al lupo per tutto. Grazie a voi, grazie. Grazie. Mi si è chiuso lo stomaco. Dai, dai. Cece. Cece. A vostri comandi. Allora, ora andiamo a prendere il baule. Per stanotte lo tenete qua. Domani mattina poi vengo e me lo prendo. E i 5 però. Va bene. Vabbè. Ca, su 100 malaliri. L'altri 100 al lavoro finito. 100 malaliri. E quanti vitti? Andiamo. Babbo, ora facciamo una cosa, ci consiamo letto a Roberto così si curca a casa. A
Mamma Fiorella, muoviti, si vede che mi già si tozzi Caterina. Rimane il ricordo andare. Vabbè, allora, Roberto quindi su col cancam. E o tu e a zia, Simondo Letto Randi. Da lettino ci sono Filippo e un nonno. Ma tu la vedere che sono belle, pare non un balsamati. Poi Gegè si andia a sua casa, no? E ora finisci giusto a città e chiama Roberto e dici che può venire in mi sicurca se vuoi. Avo più gente che ho grande hotel, non saccio. Venite, adesso potete dormire. Dormire. E invece dovete cercare di dormire e non pensare a niente. Oh, è una parola, Fiorella. Le ore più tremende sono quelle della notte. Penso sempre ad Alessio. Peso per terra. Oh, con una macchia rossa di sangue nel petto. Ascoltate. Oddio, mi impazzisco. Fermatevi. Adesso vi do delle gocce che si prende zia Caterina quando non riesce a dormire. Qua dice che ne bastano 10, noi ne mettiamo qualcuno in più, così siamo più tranquilli. Oh, grazie Fiorella, non so proprio come fare io senza di voi. Io, qui con voi, che sono felice. Buonanotte. Buonanotte. Ti chiamo mamma su tua figlia. Teo, vai mo cu. Buonanotte. Io sono Alessio, il cameriere. Ma che canno ha tu? Tu mi hai ucciso! Ti farò impazzire! Lena, vieni. E tu a sto raccaglio poi? Non gridare, sennò il signorino si sveglia. Ma no, che ci desimo sonniferi Caterina, ma anche i cani nato rossigliano. Senti, ma tu che vuoi, ca ora, a stura? Dimmi, ma ti cerco spiegazione, che sono arrabbiato nero. Dopo che ne menti sentasse imbrogli, da puro coraggio mi vieni qua e mi fa l'arrabbiato. E poi scusa, attia, quali spiegazioni dai a dare? Sono stati osservati certi sguardi amorosi tra te e quel maniaco sessuale che si chiama Vincenzo, alias Gegè. Guarda, non
bambino cosa ti può interessare a chi ha sto fatto? Come non mi deve interessare? Tu sei mia cognata, colei che ha cresciuto i miei figli. E che ha rinunciato ad una vita privata per stare accanto a Calorio la manna. E che ora è geloso se qualcuno mi fa la corte. Mi sembra impossibile che tu possa alzare lo sguardo su un sottoprodotto umano come di te. Per te sai cosa significa lasciare il caviale per un piatto di lenticchie? Finisci? Ancora no, ti voglio dire che se stavo mentre cuccia c'è e lo faccio paratini, pompei e vercolato. Besso terra sotto la valanga di corpa che vedassi incosciente per tutti i secoli dei secoli. Amen, amen. Conclusa la prima della nona rassegna Ciao Nuccia, insieme a me le attrici, come vi chiamate? Silvia. Interpretavi il ruolo? Della sorella del protagonista Calorio. Invece tu? Io Lidia e interpretavo la parte della cognata di Calorio. Questa sera si è assistita appunto all'interpretazione della compagnia teatrale Zero Condotta, I Giovanissimi. Com'è stata questa esperienza? Poteva andare peggio in realtà, cioè ci aspettavamo che andasse molto molto peggio, in realtà però è filata tutto liscio, fortunatamente. Il tuo personaggio invece qual è stata la parte, insomma ti è piaciuto molto, infatti ho visto un'esibizione molto avvincente, esilarante. Sì, sì, poi soprattutto quando ho dato uno schiaffo a Cece, cioè è stata una cosa stupenda perché però mi sono messa a ridere pure per l'agitazione, infatti me la sono fatta ridendo, solo che vabbè è stata pure la prima volta per me perché non avevo mai recitato e non avevo mai fatto una parte tanto lunga comunque, però dai, tutto sommato ce la siamo cavata. Invece tu la prima volta? No, no, per me anche l'anno scorso con loro ho recitato e non... Tutto a posto? Tutto a posto. Da quant'è che provate? Da settembre, bene o male, dalla fine di settembre. Quindi da un bel po' di mesi? Sì, abbastanza, poi però durante le vacanze di Natale abbiamo smesso di provare e poi abbiamo ricominciato subito dopo. Invece tu dal prossimo anno ci riproverai? Assolutamente sì, perché è stata un'esperienza bellissima. Appunto come ha detto quella ragazza che ha letto la regita, noi siamo la compagnia, perché è come stare in una famiglia. Cioè è un'esperienza stupenda proprio, che rifarei altre mille volte. Complimenti e in bocca sì. Al lupo allora. Vuoi provare a sparare? Ma io ho un po' paura delle armi. Ma tu sei un uomo ormai. Prova, prova, vai. Dammi, dammi. Ecco! Ti ha sparato! Hai ucciso un uomo! Oh mio Dio! Ho ucciso un uomo! E sono un assassino! Alzati Alessio, la parte del cadavere è finita. Lasciami finire tutto! No, signorino! Non sono morto! Vostro fratello aveva organizzato tutto e io e Paccettari, perché se no mi era licenziato e io a mezz'asciata non voleva stare. Ma io vi dovevo apparire di notte per farvi impazzire. Ma vuoi dormire? Voglio dire. Però non è più coraggio, Mufazzo, e ci disse tutto cosa a Don Calorio. Agnese, non ci devi credere. Sono tutte menzogne di quello sporco individuo là. Non sono menzogne, perché quest'altro disgraziato qua era vostro complice ed ora testimonierà. Voi? E come permettete a quest'uomo di spadroneggiare in casa vostra? Veramente non è a me casa, ma sua. Questo è tutto un complotto contro di me. Un complotto? E lo dici proprio tu che stavi commettendo uno dei reati più infami, mascalzone. Ti prendevi gioco del mio stato solo per farmi impazzire. Quanti bel Dio che se mi potessi muovere... E perché non vi potete muovere? Per questo maledetto bambo è rotta. Ma non è rotta. Te l'abbiamo ingessata quella sera per non farti cadere nelle grinfie di tuo fratello. Stammi bene a sentire. Io non ti denuncio. Solo per non dare un dispiace a nostra sorella. Ti rimane solo una cosa da fare, caro Leopoldo. Scomparire! Ah.
Facciamo finta che non sia successo niente. Da domani l'amministratore del mio denaro sarà il commendatore qui presente. E tu non avrai neppure un centesimo. Hai capito? Ragazzi, fate un urlo corale come si usa al teatro. 0-0-0!